Salve a tutti ragazzi, eccoci qui per la nostra nuova lezione di scienze. Oggi parliamo di classificazione degli esseri viventi. Fin dall'antichità gli esseri umani hanno avuto la necessità di classificare, di ordinare, di sistemare tutto quello che ci circonda in categorie ben precise. E anche gli esseri viventi non hanno fatto eccezione. Forse il primo a farlo da un punto di vista formale è stato proprio il filosofo Aristotele. Anche se le caratteristiche, i criteri che lui aveva scelto, poi si è scoperto insomma che non erano proprio così corretti. Il passo in avanti più famoso di tutti però si è realizzato con Carl von Linné, detto in italiano, italianizzato, Linneo, Carlo Linneo, uno svedese che inventò il sistema di nomenclatura binomia che utilizziamo ancora adesso. Questo è il nostro caro Linneo e questo è il sistema Nature, cioè la sua opera più grande, in cui lui classifica moltissimi esseri viventi. E la sua classificazione è ancora in uso oggi, con giuste modifiche, però è ancora in uso oggi. La classificazione sistematica ideata da Linneo prevede la presenza di un nome e un cognome, cioè del genere della specie, attraverso due nomi, per quello si chiama binomia. Si dà la classificazione di ogni essere vivente. Binomia, dicevamo, perché? Perché sono presenti un genere e una specie. Il genere, che è un gruppo, lo vedremo fra poco, con caratteristiche ben precise, viene indicato con l'iniziale maiuscola. La specie, invece, che è quella che riguarda un unico essere vivente, viene messa in corsivo minuscolo. Tutto in latino, per esempio. La tigre è Panthera tigris, cioè Panthera è il genere, tigris è la specie. Volgarmente noi la chiamiamo tigre. Panthera leo, stesso genere, quindi è chiaro che i due animali sono imparentati fra di loro. Specie diversa, in questo caso la specie è leo, leone. Canis familiaris e canis lupus, stesso genere, specie diversa. Canis familiare è il nostro cane domestico. Canis lupus ovviamente è il lupo. Equus caballus, cavallo. Equus zebra, la zebra. Se fosse stato qui l'asino sarebbe stato Equus idruntinus, quindi tutti appartenenti allo stesso genere ma a specie diverse. Anche con le piante avviene la stessa cosa. Quercus petrea, rovere, e Quercus suber, la quercia da sughero. Come dicevamo, le specie sono un insieme di organismi che possono accoppiarsi generando dei figli fertili. Il genere è un insieme di individui di specie diverse che hanno caratteri simili, possono accoppiarsi fra di loro, ma generano figli che non sono fertili. Per esempio, l'asino e il cavallo, se si accoppiano e appartengono, come detto, allo stesso genere che Equus, ma a due specie diverse, Caballus e Idruntinus, generano dei figli, cioè i muli, che non sono fertili. Se si fanno accoppiare i muli, non nascono altri figli. Per avere un mulo, l'unico sistema è quello di far accoppiare sempre un asino e una cavalla. Quando si classifica, si parla di insiemi. Si torna un po' alla teoria degli insiemi. E per classificare, si è scelto di ordinare tutti i gruppi secondo uno schema ben preciso. Lo schema è questo, quello detto anche delle scatole cinesi. La scatola più grande di tutte si chiama regno. I regni sono 5, in realtà ce n'è una più grande di tutte che è quella della vita, ovviamente, perché la scatola della vita è che contiene tutti gli esseri viventi. I regni sono 5, dentro alla scatola del regno ci sono 5 scatole più piccole. Regno degli animali, dei vegetali, dei funghi, dei batteri e dei protisti. Queste scatole più grandi ovviamente sono piene di esseri viventi, ma le somiglianze fra di loro non sono così importanti. Quando si scende verso gli altri ordini sistematici, il filum, che in italiano potremmo tradurre come tipo, per esempio noi esseri umani apparteniamo al filum cordata, cioè quelli che hanno una corda neurale, una spina dorsale. Dicevo, più si scende verso il basso e più le somiglianze fra gli esseri viventi che ci sono dentro diventano forti. Nel filum cordata ovviamente ci sono tutti quanti quelli che hanno una corda neurale. Non ci saranno più qui dentro nel filum cordata tutti gli artropodi, per esempio. Non ci saranno qui dentro nel filum cordata tutti quanti gli esseri viventi che non hanno una spina dorsale. Poi si scende verso la classe.
Le classi sono raggruppamenti sempre più piccoli. Per esempio, all'interno del filum cordata ci sono alcune classi che conosciamo bene. Ci sono i pesci, ci sono i mammiferi, i rettili, gli anfibi e gli uccelli. Le somiglianze diventano maggiori, diventano sempre minori il numero di partecipanti. Ordine. L'ordine è di nuovo un gruppo in cui le somiglianze aumentano sempre di più e diminuiscono i partecipanti. Noi, per esempio, apparteniamo all'ordine dei primati. Allo stesso nostro ordine appartengono le scimmie. Non appartengono più al nostro ordine quelli che sono animali come, per esempio, il leone o la tigre o il cane, che appartengono all'ordine dei carnivori. Poi c'è la famiglia e, come detto, genere e specie. Qui lo vediamo schematizzato con un triangolo che dice che la scatola più grande è quella che ha un contenuto di esseri viventi maggiore. Man mano che scendiamo verso la specie, le scatole diventano sempre più piccole, con un numero sempre più piccolo di individui, ma con somiglianze che crescono man mano che ci avviciniamo alla specie. Dentro alla scatolina della specie c'è solo un partecipante, cioè la specie stessa. Partiamo dai regni. Bisogna trovare dei criteri per classificare gli esseri viventi. Un criterio è, diciamo così, stabilire quali sono le caratteristiche che io scelgo affinché il mio essere vivente appartenga a un gruppo piuttosto che a un altro. E per distinguere i regni ci sono alcune caratteristiche che dobbiamo sapere per forza. La prima caratteristica è il tipo cellulare, cioè se è un procariote senza un nucleo ben distinto o se è un eucariote col nucleo ben distinto. Qui è facile perché di procarioti ci sono solamente i batteri, quindi solo le monere sono procarioti, gli altri sono tutti eucarioti. Anche la complessità strutturale, cioè se si è unicellulari, costituiti da una sola cellula, o pluricellulari, organismi costituiti da più cellule. Anche il modo in cui ci si nutre è importante. Autotrofo, lo sappiamo già, che trae nutrimento direttamente dall'ambiente, come le piante, ed eterotrofo, che si nutre di altri organismi, come noi per esempio. Queste caratteristiche ci aiutano a distinguere i regni. Abbiamo già detto di specie, genere, famiglia, ordine, classe, filum e regno, e vediamo di provare ad applicare questo sistema alla classificazione del nostro cane domestico. Regno. Animale. E dentro al regno animale, oltre al cane, c'è il lupo, c'è la volpe, c'è il leone, c'è l'orso, c'è l'elefante, c'è il canguro, il delfino, via dicendo. Ma ci sono anche gli anfibi, come le rane, ci sono anche gli uccelli, ci sono i pesci, ci sono gli invertebrati, i molluschi come i polpi, ci sono gli artropodi come i granchi, ci sono i ragni, ci sono le farfalle che sono insetti, quindi ci sono tutti qui dentro. Quando io salgo il gradino e vado verso il filum, vedete che il numero di partecipanti diventa più piccolo. Filum, vertebrati, cordati. Vedete che qui ci sono solo quelli che hanno uno scheletro, che hanno una corda neurale ben precisa. Sono spariti da qui la farfalla, il ragno, il granchio, il polpo, perché non hanno una spina dorsale, non hanno ovviamente uno scheletro. Salendo ancora arrivo alla classe, e la classe è quella dei mammiferi. Mammifero significa portatore di mammelle. Il nostro caro cane domestico qui si trova insieme a tutti i mammiferi. Sono spariti gli anfibi come le rane, sono spariti i rettili, sono spariti gli uccelli, sono spariti i pesci. Sono rimasti solamente quelli che condividono una caratteristica più vicina fra di loro, cioè il fatto di allattare i propri piccoli. Se si sale ancora verso l'ordine, qui spariscono tutti quanti gli erbivori, ma spariscono anche i primati, spariscono anche i canguri, spariscono anche i cetacei. Ci sono rimasti solo gli animali carnivori. Se salgo ancora e vado sulla famiglia dei canidi, qui dentro non ho più leone, non ho più l'orso, perché sono carnivori, però non appartengono alla famiglia dei canidi, appartengono a una famiglia diversa. Quello del leone ovviamente è la famiglia dei felidi. Se vado ancora su, trovo il genere Canis, e nel genere Canis ci sono solamente due specie, che sono il Canis familiaris e il Canis lupus, cioè il nostro lupo. Se salgo su e vado a prendere la scatolina più piccola di tutte, quella della specie, lì dentro per forza ce n'è una sola, che è il nostro Canis familiaris, il cane domestico. Farvi vedere questo stesso schema in un modo un pochino diverso, li abbiamo messi in orizzontale. E come vedete succede la stessa cosa, succede. Qui ci sono salpa, nasello, rana, tartaruga, barbagianni, ermellino, catta, scimpanzé, uomo. E qui che cosa succede? Che sono tutti animali, sì, e quindi appartengono tutti quanti al regno animale. Tipo, cordata, sì, sono tutti quanti cordati. Sottotipo, che prima veniva indicato come vertebrati insieme al tipo, in una classificazione più precisa
si dovrebbe indire in vertebrati. La salpa, che ha un abbozzo di corda neurale, ma non ha le vertebre come noi, quindi è fuori. Vertebrati, e qui ci sono mammiferi, uccelli, rettili, anfibi, pesci. Se vado più avanti, vedete che qui ci sono nei mammiferi i carnivori e ci sono i primati. Dentro all'ordine dei primati ci siamo anche noi. All'interno dell'ordine dei primati c'è la famiglia ominide. Nella famiglia ominide c'è l'uomo, Homo sapiens. Come noi, dentro agli primati ci sono anche gli scimpanzé e le scimmie dette evolute. In realtà nelle classificazioni più recenti gli ominidi tendono la famiglia ominide tende a lasciar fuori tutti i scimpanzé, gorilla, via dicendo, che creano una famiglia a sé stante. Detto questo, in che modo noi stabiliamo quali sono i caratteri, i criteri secondo i cui io infilo un essere vivente in un gruppo piuttosto che in un altro? Lo si fa attraverso i caratteri omologhi e analoghi. E partiamo con quelli omologhi. I caratteri omologhi sono quelli che nascono dalle stesse strutture anatomiche, cioè sono quelli che nascono da un antenato in comune tra gli esseri viventi. Qui, per esempio, le ossa dello stesso colore sono omologhe. Perché omologhe? Perché nascono dalle stesse strutture. La struttura generale, quella che la genera, è sempre la stessa. La presenza dei caratteri omologhi ovviamente indica che questi animali avevano un antenato in comune. Per esempio, questa è la zampa di una talpa. La zampa di una talpa ha le stesse ossa che ha la nostra mano. Il nostro avambraccio ha radio e ulna, anche il suo c'ha radio e ulna. Il nostro braccio ha l'omero, anche il suo c'ha l'omero. Stessa cosa per la pinna di un cetaceo. Queste in verde sono l'equivalente delle ossa metatarsali, tarsali e ovviamente le falangi nostre. Questo sono radio e ulna e questo è l'omero. Nell'uccello la stessa cosa. È ovvio che assumono forme, dimensioni diverse perché servono a cose diverse, ma nascono tutte dalla stessa struttura. I caratteri analoghi invece sono i caratteri che non nascono dalla stessa struttura, ma hanno la stessa funzione. Le ali dell'uccello e le ali di una libellula servono entrambi per volare, ma non hanno origine dalle stesse strutture. Dentro a quelle della libellula non ci sono le ossa. Non ci sono omero, radio, ulna e via dicendo come ci sono nell'uccello. È evidente che queste caratteristiche sono nate da antenati diversi e quindi non derivano da un antenato in comune. Partendo dai caratteri omologhi si possono costruire quelli che si chiamano alberi filogenetici, cioè delle strutture, degli schemi che rappresentano l'evoluzione dei nostri esseri viventi. Quindi, sfruttando i caratteri omologhi, non solo si possono fare le classificazioni, ma si può stabilire anche le parentele fra di loro. E in questo modo, vedete qui c'è la freccia del tempo, io parto da un antenato in comune dei felini, qui ho una diramazione verso la tigre dei denti a sciabola e qui verso tutti i felini moderni. Come vedete, il gatto, il ghepardo, il puma e via dicendo hanno caratteristiche più vicine alla tigre dente sciabola e all'antenato in comune di quanto non ce l'abbiano il leone e la tigre. Questo ci permette ovviamente di ricostruire l'albero filogenetico, cioè di ricostruire l'evoluzione dei nostri esseri viventi. E questo l'avevamo già capito però, perché leone e tigre condividono lo stesso genere, quindi condividendo lo stesso genere è ovvio che la loro parentela sia più forte. Il ghepardo non è pantera come genere, è Acinonyx. Il gatto non è pantera e quindi è evidente che hanno delle caratteristiche in comune più lontane rispetto a quelle che condividono leone e tigre. In questo modo noi abbiamo stabilito un criterio per poter classificare i nostri esseri viventi. Mi raccomando, guardate con attenzione il video, preparatevi le domande perché poi ne riparliamo. Buon lavoro!